L'ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver attraversato il confine tra la Danimarca e la Germania. Ci aggiorna in diretta Barbara Gruden. A te. Sì, buongiorno. Puigdemont è stato arrestato esattamente alle 11:19 nello Schleswig-Holstein, la regione che confina appunto con la Danimarca. È stato fermato dalla polizia autostradale mentre percorreva l'autostrada che porta ad Amburgo. Secondo i legali di Puigdemont si stava recando in Belgio. In questo momento sembra sia trattenuto in una stazione di polizia, ma non si sa precisamente dove. Come noto, negli ultimi giorni Puigdemont era stato ospite del Parlamento finlandese quando la Spagna ha deciso di spiccare un mandato d'arresto europeo. In seguito all'arresto il leader catalano ha fatto perdere le proprie tracce, le autorità finlandesi infatti lo cercavano nei porti, negli aeroporti. Puigdemont invece evidentemente pensava di passare inosservato viaggiando in macchina. In Germania è già scoppiato il dibattito sulla possibilità che venga estradato. Gli avvocati del leader indipendentista ritengono che i trattati europei sul mandato d'arresto europeo non prevedano un'estradizione automatica in base alle accuse che gli vengono rivolte, cioè l'insurrezione. Secondo alcuni analisti tedeschi invece sarebbe evidente la collaborazione tra Madrid e Berlino, Berlino che nei mesi scorsi aveva appoggiato il governo Rajoy nella controversia con la Catalogna, e non si esclude che insomma l'estradizione possa avvenire già domani. Da Berlino è tutto.